Ehi! Resta dove sei! Oh, il Seppet! Merti, sai bene cosa ha fatto questa maledizione? Ah, sei sopravvissuto! Il tuo nome risuonerà in tutta Tebe! Non voglio che si parli di me. Basta, Sutek! Ma certo, le guardie non sapranno dell'uomo con la morte negli occhi. So che puoi aiutarmi. Questa è per te. Che significa? Chi te l'ha dato? La conosci, si chiama Aya. Bene, cosa cerchi? Un raro manufatto. Forse è l'origine della maledizione. Possibile. Ho sentito delle voci. Qualcuno ha rubato una reliquia dalla tomba di un faraone ignoto e si dice che sia stata questa impietà a causare la maledizione. Devo trovarla. C'è un vivace mercato nero qui a Tebe. Aste segrete, merci rare. Parla con i mercanti vicino al molo, ti aiuteranno. E di a Daya che il debito è saldato. Io vado a sud. Voglio allontanarmi dalla maledizione. E se mi servisse aiuto? Parla con Isidora, la sposa divina di Amon. Di sicuro lei ti sarà più utile di me. Ah. Se la reliquia viene dalla tomba di un faraone, qualcuno qui conosce il ladro. Cerco qualcosa di speciale, di antico. Pago bene. Parla con Siamun se sei interessato a roba del genere. Non c'è nessuno più fornito di lui a Tebe. È tutto qui. Mi hanno detto che avrei trovato dei manufatti delle tombe. Le reliquie non valgono più niente ormai. Tutti cercano solo talismani contro gli anatemi, scarabei, amuleti. Benvenuto, amico, all'Emporio di Siamun. Cerchi qualche cosa di speciale? O le merci più rare di tutta Tebe? Un manufatto. Dalle tombe. Un tesoro degno delle ricchezze di un faraone. Non parliamone qui. I soldati sono sciocchi, ma hanno le spade affilate. Vieni. Non molti mercanti vendono agli stranieri. E come mai? Ti trovi nel cuore del mercato nero. Le reliquie sono ovunque. La fiducia è merce rara. Ma tu puoi fidarti di Siamun. Soltanto di te, fra tutti i mercanti. C'è chi è pronto ad approfittarsi di qualcuno appena arrivato a Tebe e che è pieno di denaro. Dovresti stare più attento. Ora nella gola. Ti ammazzo.
cazzo! Ricominciamo. Sto cercando un manufatto rubato da una tomba. Oh, quel manufatto. Va bene, ma Irsu non deve sentirci. Irsu? Tu non sai proprio niente, vero? So come sgozzare qualcuno prima che possa chiedere aiuto. C'è un'asta molto esclusiva. Ho provato a entrare, ma tra me e Irsu non corre buon sangue. Come mi procuro un invito? Tahemet ne ha uno, la storica, è presente? Ho provato a vincerlo giocando a dadi con lei. Giochiamo su un tetto, a nord di qui. Per Horus non so altro. Non mi uccidere. Io sono Ftah, sorto dalle acque silenziose di Nu. Mi ergo sull'altura primordiale. Sevenus? Benché Q! Oh! Anherier Mejat! Le mosche mangia merda, com'è possibile? Fammi riprovare ancora, eh? Se perdo di nuovo ti do il doppio della puntata. Come preferisci. Ho sentito dire che hai un invito. Che ne dici di giocarcelo? Ho dell'oro. Magari voglio tenermelo per me stessa. Non ci hai pensato? Ti posso assicurare che serve più a me che a te, credimi. Ti prego, mia madre è malata, il suo unico desiderio. Tuo zio sa mentire meglio. E questo che sarebbe? Sta con te? Mai visto prima d'ora. Ah! Ah! Paga donna! Hai barato! L'hai fatto anche con lui! Lo sapevo! Hai preso una guardia del corpo? Andatevene via finché potete. Scordatelo, truffatrice! L'avete voluto voi. Hai puntato sul cammello sbagliato. Carica! Ho già perso tutti i miei soldi, eh? Ti chiami? Bayek. Non voglio soldi. Voglio informazioni. E il tuo invito? Per l'asta di Irsu? Credo che tu abbia sentito che cosa ho detto a quell'idiota di Sutek. Ma lui non ti ha appena salvato la vita, Tahemet. D'accordo. Tanto la faccenda si sta scaldando troppo per i miei gusti. Profanazioni, maledizioni, faraoni che ritornano in vita... Tu sai cosa vuole vendere Irsu? Qualunque cosa sia, lui è responsabile della maledizione. Ascolta, Irsu è un ladro. Lui e i suoi amichetti hanno trovato la tomba di Nefertiti e hanno rubato qualcosa da lì. E ora lei lo rivuole. Nessuno merita la morte più di quel brutto bastardo, ma lei ci ucciderà tutti. L'invito è nella mia villa, alle porte di Karnak. È tuo? Se gli dèi vorranno. Gli dèi? Vedrai. Ho una partita dall'altra parte di Tebe. Che la fortuna ti sia amica, Bayek. Vedete,
Forse lo studio di Tahemet si trova di sotto. Che cosa aveva detto Tahemet? Se gli dei vorranno, ruote. Forse è possibile girare le statue. Direzione. È fatta. Papi. Tahemet indaga sull'origine della maledizione. Come il globo di Siwa. Quante altre stragi e sofferenze causerà questo oggetto? Devo raggiungere l'isola prima che vendano la reliquia.
Ehi, resta dove sei. Ehi! Ancora nulla! Ehi! Ehi, chi è stato? Devi morire! Al posto della reliquia c'è una mezza mela. Un ladro simpatico. Mercenari. Dove saranno i mercanti che devono proteggere? Qualcuno è scappato via dall'asta. Da dove sono venuti? Magari da quel pontile oltre il fiume. Avevano prigionieri. Questo è morto prima che lo caricassero sulla nave. L'asta era in corso all'arrivo dei soldati. Nel caos, qualcuno ne ha approfittato per prendere la reliquia. Era un soldato o qualcun altro? Hanno ucciso le guardie e catturato i mercanti. Poi li hanno portati fino al santuario di Hatshepsut. In un modo o nell'altro, la via per la reliquia porta qui.
faccio pagare cara! Ci è voluto tanto a diventare il capo degli scemi! Sei stanco? Eccoti qua! Ti uccido! Prendi questo, cane! Dove? Cosa? È nostro! Non deve assolutamente sfuggirci! Eccoti! Sono più veloce io! Eccoti qua!
No!
guardia non scherza. Ehi! Fatti ammazzare! Credi di salvarti quando... Pensavo fossi qui.
Ehi! Pagherei con la vita, Irshu! Deve morire! La sua sta già condannati! Qualcosa non va. Occhi aperti, Philos. Sentito qualcosa? Niente di che, ma meglio stare allerta. Ehi, cosa? Ero lì per caso! Liberatemi, maledetti! Cosa? Ho dato il sangue per quella reliquia. Era mia, di diritto. Dov'è il manufatto? Vaffanculo! Non mi sfidare! Me l'ha rubato mio nipote. Ma non sa dove si trova la tomba. Dillo a me. Chiedi agli altri. Loro sapevano dov'è. Quali altri? Con chi lavoravi? Ora... purificami! Uccidimi! Tanto sono spacciato! No! Ehi! Dov'è scappato tuo nipote? I miei uomini l'hanno seguito a ovest del sito dell'asta. Dovevo ucciderlo insieme ai genitori. Volevano denunciarmi. Cosa? Beh, non mi fido affatto.
Allarme! State qui! Giuro che ti ammazzerò. I dei mi siano testimoni. Thank you.
Petty, Xerbata. Sei venuto a portarmi a casa. Di ad Anen che non lascerò mio fratello. Non mi manda Anen. Ma questo non è posto per una donna sola. Ci sono banditi e soldati. Che provino ad avvicinarsi. È stato uno di quei cani a dissacrare la tomba di Ranofer. Hanno preso qualcosa? Hanno preso lui. Hanno violato la tomba e sottratto il corpo. E il suo amuleto, lo scarabeo che avevo fatto per lui. Troverò i bastardi che hanno fatto questo. La sua mastaba è in cima alla necropoli. Ma perché mi stai aiutando? Bayek, il Caddi è un uomo, non deve essere intrappolato nella sabbia. Così dicono gli antichi canti. Io sono Raya. Tornerò al villaggio e ti attenderò là. Vieni fuori, ladro! Via! Andate via! Chi c'è là? Niente, e nessuno, solo morti! Un po' chiassoso come spirito. Tu sei il ladro dell'asta che tutti cercano. Chi? Io? Ma quale asta? Il sole e il caldo del deserto ti hanno annebbiato la mente. È notte. Trovo un'entrata e poi parliamo. No! Va via! Le stesse orme che erano all'asta. Il nipote di Irsu. Sei il ragazzo del molo, Sutek. No, sì, cioè io sono nulla e nessuno. Tu chi sei? Bayek, e mi serve... Ti prego, lasciamela tenere. È per mia madre. I tuoi sono morti. Sì, per questa. Ma Nefertiti non nuocerà più a nessuno se riesco a riportarla nella sua... E perché non l'hai fatto? Quel bastardo di mio zio non mi ha mai detto dove si trovava. È morto. Sì, beh, che Ra lo abbia in gloria. Dammela. La riporterò io. Perché? Non hai perso nulla. Nulla. Ero un Mejai. Un marito, un padre. Ho coperto l'intero Egitto con il sangue di chi mi ha tolto tutto. Tutto per una reliquia come questa! Prendila, prendila. Io ti credo. Che succede? Mi aspettavo qualcos'altro. Hai promesso! La tomba di Nefertiti è a ovest del sentiero, nella valle. Pensavo che non sapessi dov'era. Questa è la tomba del suo architetto. Sono rimasto qui per molti anni. Alla fine l'ho capito. Ci saranno altri uomini di mio zio, ma conosco un'altra uscita. Manterrai la tua promessa? Lo giuro. Che farai ora? Troverò un lavoro ed eviterò i guai. Sai, mi riesce un po' difficile crederti. Thank you.
Ucciso degli innocenti o dei deboli? Hai ucciso per tornaconto? L'hai fatto per vendetta. Non dovresti essere qui. Hai terrorizzato il cuore degli innocenti.
Hanno trovato la tomba di un re dimenticato. Dicono che fosse un dio vivente. Il risorto! Ehi, aiutatemi presto! Hanno trovato la tomba di un re dimenticato. Dicono che fosse un dio vivente. Il risorto! Atron! Wow! Ehi! Resta dove sei! Ehi, cosa? Wow. Devi morire! Posso colpire! Te la faccio pagare cara! Stai per raggiungere gli altri morti! Ho un colpo facile! Posso colpire! Cosa? Posso colpirlo! Spero di scordare presto la tua faccia.
Halt! Right position, Gareth. La tomba della regina Nefertiti. Che sarà rimasto all'interno? Il nostro compito sarà concluso. Riposerete di nuovo con il giovane re. Il sarcofago della regina Nefertiti sarà ancora all'interno. Sei stato orgoglioso, arrogante. Un bugiardo nella casa di Anubi? Pensi di essere un giudice? Decidi il loro fato quando il tuo è marcio. Il tuo Ka è vivo. Devi morire!
Dove sono? Forse nei campi dei giunchi. Se riporto la reliquia nel tempio, lo spirito di Nefertiti si placherà. Faccio fuori! Ehi tu! Che stai facendo? Devi morire! Lo stallone della morte. Può un vivente cavalcare questa bestia? Hey!
Sei sposato, Seni? Un tempo. Ora non più. Mi dispiace. Non volevo riaprire vecchie ferite. Mia moglie mi sgriderebbe se fosse tra noi. Ha attraversato la sala delle due verità, ne sono certo. Ma allora perché non mi risponde? Persino quel rituale Ren è stato inutile. Hai detto il suo vero nome? Devo rassegnarmi a non rivederla più, vero? Le anime si riuniranno. Senza macchie e senza difetti. Nell'eternità dirà: sarà così. Magari gli annali dei cancelli riportano ogni ingresso. Però sono dei volumi proibiti e ben sorvegliati nella loggia dei nomi. Sai come dici, vi farò riunire. Prendi, lo riconoscerà. È un ricordo. Che tu sia benedetto per l'eternità, fratello. Il pane, l'incenso, ho raccolto tutto, ma il rito non ha funzionato. Ti conosco? Credo di sì. Come se le nostre vite si fossero incrociate. Un tempo ero un mercante. E sei morto per mano di un cane rabbioso. Io ti ho vendicato. E ho l'anello di tuo padre. Come può un vivente stare nelle terre dei defunti? Oh, questo è un grande dono. Grazie, vendicatore. Thank you.
Faccio fuori! C'è da combattere! Whoa! Whoa! Thank you.
Allarme! Morire! Tutti da questa parte!
Wow. Dei nomi. Le pergamene dei morti sono qui. Devo stare attento. Pensi davvero di potermi scappare? La loggia dei nomi. Le pergamene dei morti sono qui. Muori. Fatemi sotto, bastardi. Eccoti qua.
Nome di Seth. Che succede? No? Visioni. Dietro di me, Neb! Loggia dei nomi. Le pergamene dei morti sono qui. Il suo nome è cambiato in Inepo quando è giunta nell'aldilà. Anubi ha voluto questo. Potrei ripetere il rituale di Het con il suo vero nome. Ha parlato di pane e incenso. Whoa.
Cos'è stato? Allarme! Ci attaccano! Ho sentito. Tranquillo. Hey! Position, get it. Servono altri. Devo trovare un bracciale per il rito di Het. Oh, oh. Honey.
Come si fa?